È permesso? No! Che botta tremenda! Si è fatto male? Non ho visto il gradino traditore! È Cristiano Gardini, mi sono permessa di invitarlo per il weekend. Hai fatto benissimo. Ah, adoro suo padre. Lei permette? Fabiano Barbara. Piacere. Mia moglie Barbara. Piacere mio. Donata e Rinaldo della Gherardesca. Molto piacere. Piacere. Salve. Mia figlia Samaritana. Piacere. E l'architetto Gianluigi Busini Chigi. Piacere. Cristiano, le scarpe. Sono belle, eh? Le ho prese a Roma in un negozio al centro. Prezzo stracciato ai massimi, commessi di categoria, naturalmente. Divertente. In effetti sono belle. Però ora se me le vuol dare, le metto nella cesta con le altre. Ah, grazie. Sono troppo audace se la chiamo Fabiano. Ma per carità, caro Gardini. Il calzino. No, quindi se non ti dispiace mi direi. La sera al mare c'è umido e... C'è un buco. Oddio, ci ha rifatto l'allucione. Mi sono dimenticato di tagliarmi le unghie, c'ha certe zappe. La mia pedicura è una povera pazza. Uno champagnino? Grazie, Fabiano. Sì? Tua sorella Osanna, come sta? Come sta? Come sta? E come sta? Ma Osanna è sua cugina, Cristiano è figlio unico. Architetto, mia cugina. Che me fai la domanda tra pochetto? Sei fidanzato? No. Sono di gusti molto difficili. Per me deve essere da Carolina di Monaco in su. Allora mi sa che resterai signorino per un pezzo. Beh, certo che se uno invece si accontenta da un bagnino in giù è più facile. Toccato Gianluigi, mi dispiace. A Gianluigi, battuta regolare, sono professionista. E ora tutti a cambiarsi. E mi raccomando, per cena, vi voglio molto eleganti. Io veramente sarei partito un po' sportivo. Canottiere mutande? Che simpatico questo architetto! A me i froci mi fanno ammazzare le risate. D'accordo, allora tutti in forma, almeno Cristiano che è giustificato. Grazie, Berbere. Samaritana, accompagnalo tu in cabina. Sì, mammina. Au revoir. A più tardi. Starai nella cabina accanto alla mia. Ecco, meno male, così se affondiamo c'ho già pronto il ciambellone di salvataggio. Scherzo, una burla. Caspita, ma è più di un quarto d'ora. Eccomi a voi, scusate il ritardo, ma ho avuto problemi con il water. Ma dove sta? Non lo trovavo. Certo, voi in famiglia siete abituati alla barca a vela. Ci possiamo sedere, è pronto in tavola. Ah, bene, ho molta fame. Come ci attavoliamo? Simpatici contro antipatici? Qui alla mia destra è Gianluigi in mezzo a noi. Ah, ecco. No. No. Cosa fa? Ma per chi mi hai preso? Bene, pronto a ricevere lo spago. No, questa sera niente spaghetti. Abbiamo escargot de mer, vol au vent e scampi alla creola. Ah, alla creola. Alla creola. Cristiano, tuo padre dove è andato per il weekend? Ma sarà in mezzo a qualche mare a fare il fanatico. Ottimi questi escargot. A bordo abbiamo l'ex cuoco di Niarchos. A proposito, il vecchio Stavros sta sempre con Marina. Ma certamente. Li hanno fotografati la scorsa settimana a largo di Creta. L'atteggiamento era più che pietoso. Strano, pensavo si fosse stancato e puntasse a Ira. Ma per carità, Ira dopo Ranieri si è incapricciato di un torrero giù a Malaga. Si prevede una calda estate a puntate. Ma va? Eh no, la fonte è molto attendibile e sostiene che negli ambienti di Marbella si parla già di un lieve vento. Ma che stai a guardare? Che bravo! E com'è che sai tutti questi pettegolezzi? Compra tutte le settimane, novella 2000. Fatta un'altra risata. Tu ci sei mai finito su uno di quei giornaletti, carino? Ma per carità, sai che sputtanamento. Poi io sono uno molto riservato. Fabiano, l'anno scorso non siete venuti a Porto Rotondo.
No, eravamo a Capri de Sirignano, molto piacevole. Peccato che il mare è così pieno di plastica. Ma solo in agosto, se ci vai in settembre fai dei bagni splendidi. D'altronde agosto, dovunque vai è un inferno. Lo sapevate che gli scampi sono afrodisiaci? Sì, ma sono anche tanto pesanti. Ti si rinfacciano? Mica ho capito. Te si ripropongono? Li rivedi? No, a me gli scampi eccitano da morire. Ecco il canarino. Grazie, Cristiano. Non ho digerito niente. Saranno stati gli scampi. Te l'avevo detto che si rinfaccia. Eh già. Ferma, ferma così. La luna si riflette proprio nei tuoi occhi. Non sai quanto sei bella adesso. Ma tu non eri di gusti difficili. Da Carolina di Monaco in su. Infatti, te a Carolina batti 6-0-6-0. Magari. Sapessi come mi sento brutta invece. Sono in un periodo di grande crisi. Meno male che ci sei tu. Almeno mi fai ridere. Il riso è l'antipasto. Muori per piatto forte. No, dai. E poi mi secca davanti agli altri. Ma non ci vede nessuno. E va bene. Vai giù in cabina. Magari più tardi ti raggiungo. Ti desidero immensamente. Mi sei entrata dentro. Allorché sono gonfio d'amore. Vado a preparare il campo di battaglia. Ammazza che chiappo quando mi presenta a Porto Rotondo questa sventola. Gli amici frasciconi si mettono a cantallino de mameli. Gli viene a paralisi. Sono ancora sotto effetto scampi. Sono tutta una vampa. Ma vedi, annatene, ma chi ti ha chiamato? Ma tu hai risposto al mio piedino con una foga da stallone. Me lo stavi stritolando. Ecco, brava, se te ne vai subito il treppiede e stritolo tutto il resto. Voi figli di papà siete tutti uguali, viziati e volubili. Comunque, ammazzami pure, ma io non ti mollo. E andiamo, ah. E andiamo. Cristiano! Turchese, credimi, è stata lei a intrufolarsi. Ascolta bene, dal binario 1 sta per partire a pizza tremenda. Ma che mi vuoi menare? Ah no, quel faccione da caciotto te lo faccio diventare come un compact. Però ricordati che chi disprezza compra. Ma non c'è pensa per niente. Piuttosto che comprare te mi butto su quel finocchio e l'archidetto. E sgomma, sei in canotto, non te vedi, ti mancano i remi. Se te fai crescere la barba sembri Pavarotti. E vattene. Mannaggia.